Oggi è indubbiamente un giorno di festa per il nostro territorio, che avrebbe meritato forse un evento diverso con tutti i sindaci del territorio, con il governo provinciale, il governo regionale, perché quest'opera fondamentale per il ciclo depurativo di tutto il nostro territorio, che andrà a servire circa 62.000 abitanti equivalenti, ha visto intervenire a vario titolo tanti attori della politica del nostro territorio, perché questa è un'opera finanziata in larga parte dalla Giunta Chiodi con i fondi FAS, poi per una parte minoritaria dalla Giunta D'Alfonso, ma altrettanto importante per il completamento dell'opera, ma anche dal governatore Marsiglio, che il suo governo è stato fondamentale nel velocizzare alcune procedure necessarie all'ultimazione dell'opera, a testimonianza che quando si parla di grandi temi come quello della salute pubblica, dell'ambiente, è necessario svestirsi delle casacche e lavorare tutti per lo stesso obiettivo. In questo caso, per quanto riguarda il depuratore di Tortoreto, ma come sarà nei prossimi mesi anche per quello di Alba Adriatica, per esempio, così come per il potenziamento del depuratore di Martinsicuro, abbiamo dato veramente grande prova di poter lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Oggi una grandissima soddisfazione per la Ruzzolete in primis, ma per tutta la provincia di Teramo. In soli 3 anni siamo riusciti a portare a termine il lavoro per il nuovo depuratore che servirà Tortoreto Lido e una parte di Giulianova Nord, un impianto all'avanguardia rispetto a quello preesistente che andrà a servire 62.000 cittadini equivalenti, con delle tecnologie avanzate che abbatteranno gli odori, quindi una migliore qualità dell'aria per tutte le zone circostanti, ma soprattutto delle nostre acque, dei nostri mari. Oggi veramente vince la politica del fare, del lavorare, anche in questa situazione così complessa come quella del Covid. Abbiamo continuato, abbiamo perseverato e siamo veramente molto, molto soddisfatti. Un impianto all'avanguardia, quello che viene inaugurato oggi, un impianto che ha una capacità di 62.000 abitanti equivalenti, quindi supera quello precedente, ma soprattutto si mette in competizione con gli impianti più avanzati. Due le caratteristiche principali: una zona per il trattamento degli odori attraverso l'utilizzo dell'ozono e soprattutto un trattamento della disinfezione non fatto più come oggi attraverso degli acidi, l'acido peracetico e il cloro, ma attraverso un trattamento a UV, quindi di raggi ultravioletti. Queste caratteristiche si aggiungono a un pretrattamento all'avanguardia con una linea di desabbiatura importante, di grigliatura importante, insomma un impianto che punta sicuramente all'efficienza ma anche al rispetto dell'ambiente e all'economicità.